Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, oggi sono al telefono con Andrea Micheletti, assessore di Adria. Ciao Andrea, ci sei? Sì, ci sono, ciao a tutti. Eccolo, dall'altra parte del telefono. Andrea, parliamo oggi di cose perdute e cose ritrovate, che non è una frase banale, ma è il titolo di un libro. Ci racconti questo libro, come è nato brevemente e qual è il tuo scritto nei contenuti di questo bel libro? Sì, allora, con le cose perdute, le cose ritrovate, è un libro di Alessandro Marchioro, edito da Apogeo Editore di Paolo Spinello, quindi editore adriese, ed è il frutto di un'avventura, il frutto di un corso di scrittura che abbiamo fatto che è partito qualche mese fa, ancora prima della pandemia, quindi parliamo dell'inizio del 2020, poi si è fermato e per varie traversie è ricominciato e ripreso varie volte, fin quando poi non siamo riusciti a terminarlo in presenza. Il corso ha dato come esito, diciamo, la possibilità per noi partecipanti, tra i partecipanti, quindi ho avuto la possibilità di partecipare anch'io, di scrivere un breve racconto. E il mio racconto all'interno dell'antologia si chiama I compari di Anelo, ed è un racconto scritto in italiano, non scritto in dialetto, solo il titolo è in dialetto, ambientato nel Polesine. Ammirato nel Polesine non si fa riferimento al paese, diciamo, di ambientazione, però si capisce che è un paesino lungo l'argine del Po. E quando l'ho scritto avevo in mente poi, ecco, un paio di posti che potevano, ecco, combaciare con quelli del racconto, però non avevo un posto in particolare in mente. Ed è una storia di cose perdute, di cose ritrovate, soprattutto di amicizie, ed è una storia sul senso, una storia che potremmo dire natalizia quasi, no? Nel senso che è basata sul senso del dare, sul senso del ricevere, sullo spirito di gratuità nel fare le cose che oggi è un po' perduto, ma un po' dimenticato. Ah, sì, chiaramente non ce lo vuoi spoilerare per tutto, perché sennò dopo uno non ha motivo di andarlo a... Esatto, perché il racconto è un punto di... cioè, sul libro sono venute fuori 5-6 pagine, insomma, ecco, poi alla fine... poi io l'avevo visto solo in Word prima, adesso l'ho visto stampato, nel libro sono fuori 5-6 pagine. E quindi merita secondo me di essere letto, come meritano di essere letto tutti gli altri racconti delle mie colleghe, dei miei colleghi che hanno scritto altri racconti in questo libro. Sono tutti bellissimi e meritano tutti, insomma, nonostante siamo tutti scrittori esordienti, io avevo scritto solo un capitolo sul libro tecnico fino a questo momento qua, ma era il primo racconto di narrativa. Siamo tutti inesperti, ma devo dire che la qualità è non solo a giudizio mio, perché poi insomma abbiamo ricevuto anche l'editing del professor Sandro Marchioro, che è un grande scrittore, oltre che un grande appassionato di lettura e di scrittura, insomma, quindi sì, io sono soddisfatto, ecco, e spero che leggano anche i lettori. A proposito di bontà e di feste, di quello che sono le storie, la storia che mi ci hai raccontato, che chiaramente i dettagli uno se li andrà a leggere quando avrà il libro, gli introiti del libro, Andrea, a chi saranno destinati? Gli introiti del libro saranno dati in beneficenza, decideremo insieme con l'editore, insieme con il gruppo di uomini e di donne che hanno scritto il libro, poi l'associazione specifica, l'ente del terzo settore a cui dare, insomma, il contributo. Però il contributo di un euro per libro verrà destinato e dato appunto in beneficenza, quindi non guadagneremo niente, ecco, noi scrittori da questo libro, se non esserci portati a casa la possibilità di scrivere e di fare questa bella esperienza. E diciamo, anche un po' di soddisfazione, via, ci sta. Sì, dai, soddisfazione sicuramente. Diciamo, il libro lo potete trovare da Apogeo Editore di Adria, alla libreria Ubic di Rovigo, a Vittorio Emanuele, oppure lo potete trovare, però lo sconsiglio, ordinatelo, prendetelo nei negozi fisici, lo sconsiglio, però lo potete trovare anche nei principali negozi online. Certo, giustamente, è meglio dare una mano ai commercianti del territorio. Io i libri li compro sulle librerie, se posso. Anch'io, se devo essere sincera. Va bene, Andrea, rimani lì che andiamo in pausa musicale. Rieccomi di nuovo in collegamento telefonico con Andrea Micheletti, assessore di Adria. Ci sei, Andrea? Sì? Ci sono.
Andrea, raccontaci, anzi spiegaci questo primato di questa cosa meravigliosa, direi nel vero senso della parola, dello sportello polifunzionale. Che cos'è e come facilita la vita ai cittadini? Allora, lo sportello telematico polifunzionale è uno strumento online con il quale le persone potranno presentare in modo guidato, digitale, tutte le pratiche comunemente da casa, dall'ufficio, da ogni qualsiasi luogo si trovi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Quindi diciamo che elimina il bisogno di recarsi fisicamente negli uffici comunali per rispettare le proprie pratiche. L'attività dello sportello permetterà al comune di raggiungere alcuni risultati importanti in termini innanzitutto di semplificazione del rapporto, della comunicazione con i cittadini, ma spesso anche ai professionisti, alle imprese e ad altri enti della pubblica amministrazione. La riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, quindi essendo la pratica svolta in modo digitale, quindi telematico, sarà molto più veloce anche per da parte del personale nell'elaborazione delle pratiche, lo snellimento della modalità operativa interna agli uffici, anche gli uffici stessi risparmieranno dei passaggi grazie alle tecnologie e l'eliminazione dei documenti cartacei, che non è una cosa da poco visto che risparmiamo della carta e quindi facciamo anche bene al nostro ambiente. Mi dicevi che è stato un gran lavorone perché gli uffici hanno dovuto riprendere in mano tutta la modulistica praticamente per renderla più semplice, più accessibile e anche, diciamo così, mediaticamente parlando, più facile, no? Attraverso lo sportello. Sì, diciamo che secondo me con questa non dico impresa, però comunque con questa avventura abbiamo sfaldato il limite del dipendente statale come chiuso nella sua comfort zone, come pigro, no? Perché veramente i dipendenti del comune di Ades si sono messi in gioco, hanno fatto formazione, sono stati formati, hanno appunto dovuto rivedere insieme alla ditta che ha seguito il procedimento tutte le pratiche, tutta la documentazione per renderla adeguata allo sportello telematico. Quindi hanno dovuto non solo mettersi in gioco in prima persona, ma anche rivedere strumenti e procedure. Sono stati veramente bravi, è stato veramente bravo l'ingegnere della portiere, che è dirigente del settore, che ha seguito la pratica, e nessuno di loro, devo dire la verità, si è tirato indietro o si è sentito spaventato davanti a questa sfida. Anzi, ho visto entusiasmo, ho visto voglia di partecipare, ho visto buona volontà. Quindi posso dire che siamo pronti per affrontare questa sfida al meglio. Sì, un'altra domanda doverosa. Per chi invece non ha dimestichezza, significa che il servizio allo sportello non ci sarà più o continuerà ad esserci per chi appunto ha difficoltà nell'intraprendere la modulistica o comunque poter utilizzare questo servizio dello sportello? Assolutamente potranno avere il servizio esattamente come lo avevano prima. Questo servizio non è pensato in sostituzione, ma è pensato in aggiunta a quello precedente. E questo perché? Perché innanzitutto c'è una fascia della popolazione che magari è più in difficoltà nell'utilizzo di questi mezzi e vogliamo che anche loro possano sentirsi a loro agio nel presentare le domande, nel presentare le istanze esattamente come facevano prima. E la seconda cosa perché appunto è giusto anche comunque arrivare diciamo a una digitalizzazione dei servizi che sia graduale in qualche modo. Non si può pensare di chiudere col passato e guardare il futuro. Il passato va integrato e va un po', bisogna lasciare il tempo alle persone per abituarsi insomma anche di fronte a un cambiamento così radicale. Certo. Andrea, il nostro tempo è quasi terminato, ma ti volevo chiedere un messaggio per i nostri radioascoltatori, un'iniziativa sulla quale stai lavorando, a tua scelta. Un'iniziativa con cui sto lavorando. A me piacerebbe raccontare, a dare un'anticipazione riguardo a un progetto a cui sto lavorando in collaborazione con Amnesty International, con i quali abbiamo già lavorato per la campagna dedicata a Giulio Regeni. Sì. Comune si è impegnato sul tempo a portare avanti questa iniziativa, non solo one shot, quindi una volta e poi mai più,
ma a tenere alta, diciamo, l'attenzione rispetto a questa campagna, visto anche quello che sta succedendo adesso a Zaki che ancora si trova fuori carcere in Egitto. Sì, infatti dicevano altri 45 giorni, giusto? Cioè, almeno. Esatto. Proprio per tenere alta l'attenzione da parte della città di Adria, ma da parte anche della provincia e di tutto il territorio rispetto a questo tema, abbiamo in mente per gennaio, che è la ricorrenza, diciamo, della scomparsa di Giulio Regeni, un'iniziativa, una manifestazione che faremo davanti alla biblioteca comunale di Adria, dove andremo a mettere un'installazione, andremo a mettere un oggetto che ricorderà fisicamente Giulio e ricorderà ogni volta che le persone ci passano davanti che abbiamo un problema soprattutto in Egitto, ma con alcuni paesi in particolare del Medio Oriente e non solo con i diritti umani. Quindi faremo questa installazione, la faremo insieme con Amnesty International e con l'occasione, insieme con la biblioteca, insieme con le associazioni, andremo a fare delle letture sui diritti umani, andremo a ricordare Giulio, a ricordare Patrick e a tenere alta l'attenzione sul tema che per noi è fondamentale. Mi sembra un'ottima iniziativa, quindi io ritornerò quando magari avete definito i dettagli, così anche per informare i nostri radioascoltatori e dare quindi una possibilità di poter partecipare, venire ad Adria e vedere alla biblioteca comunale, giusto? Quella in Piazza Bocchi, intendi? Esatto, la biblioteca comunale di Piazza Bocchi, volentieri, quindi quando si muove qualcosa sarai la prima a sapere. Benissimo, grazie Andrea per queste tue news e con questo auguro a te, ai nostri radioascoltatori, una buona giornata. Grazie, ciao a tutti.